Bene, serata che si sta avvicinando qui dalla Biennale della Montagna, Alpi 365, siamo con un grandissimo campione di ciclismo che il cui presente inconfondibile Francesco Moser. Come sta? Tutto bene, sì? Sì, sì, nonostante il tempo passa siamo ancora qua, qualche volta pedalo e soprattutto guardo gli altri pedalare nelle gare che... Tempo, adesso questa settimana è stato fatto il mondiale, ero presente. Bene, bene, mondiale di cui poi parleremo un secondo. Moser è da un'ora e mezza che sta parlando ininterrottamente, quindi volevo chiedergli delle cose diciamo leggermente diverse, anche qualche aneddoto. Innanzitutto, lei se non sbaglio era chiamato lo sceriffo in gruppo, ci può raccontare com'è nato questo soprannome? Ma è perché... In gruppo insomma c'è una certa, non dico gerarchia, ma ai nostri tempi era così e non so se hanno cominciato a chiamarmi così perché ero un po' anche autoritario anche con i compagni di squadra e tutto, e poi a un certo punto quando tutti la vecchia guarda, non so, parlo di Gimondi, di Mers, di Ziglioli, tutti questi corridori hanno smesso, ero rimasto io il più noto diciamo, e tutto, e mi hanno messo questo soprannome, lo sceriffo, ma non è che io ero il sceriffo, ecco. Bene, qui essendo appunto la Biennale della Montagna si è parlato in conferenza molto di montagna, delle salite, del fatto che Moser pativa un po' le salite. Moser però ha vinto diverse Parigi-Roubaix, diciamo, che è una corsa che, mentre una salita, un cicloturista allenato può anche provarla ovviamente sui ritmi, fare 250, quanti chilometri sono, con il pavé, il fango, perché dovreste vederli, arrivano, soprattutto quando fa brutto, immersi nel fango, cascano 5-6 volte, forano altrettante volte, ecco, insomma... scusate un attimo, ecco, c'è un tifoso che vuol fare una foto col nostro campione durante la diretta, non c'è problema, va bene, grazie, c'è stato questo fuori programma, scusate un attimo, così descriverci un attimo perché a me sembra una cosa veramente tremenda, insomma. Beh, è una gara particolare che si fa una volta l'anno, in sostanza è un percorso che non si ripete più, si fa quell'occasione e poi si aspetta l'anno dopo. Io mi sono sempre trovato bene perché la prima partecipazione nel 74 ho fatto secondo e dopo di allora ho sempre corso bene, sono sempre stato protagonista, si può dire, credo che sono sempre arrivato nei primi 10 alla Parigi-Roubaix, ho fatto 3 volte secondo, 3 volte primo, quinto, settimo, decimo, insomma io mi trovavo a mio agio anche se il terreno era un po' accidentato, ecco, se vogliamo dire. Ma poi se non sbaglio, siccome c'è un passaggio il più difficile che è la foresta di Arenberg, che è proprio un sentiero in una foresta in cui non si sta in piedi praticamente, all'inizio di questa foresta, come se non bastasse, ci sono i tifosi travestiti da streghe che ti prendono a colpi di scopa. Io non so se ai suoi tempi c'era, a volte si vedono. Non esiste questo, no, il problema è che quando si arriva alla Parigi-Roubaix, a questi punti topici, se vogliamo, che sono decisivi, perché in questi tratti di pavè difficile si sa che succede qualcosa, non è che si arriva lì così a spasso, no? Prima di arrivare lì c'è una bagarre che si lotta a coltello, così si dice in gergo, per mantenere le posizioni, e lì devi essere forte perché poi arrivi lì che sei già stanco, perché magari hai fatto 10-15 km a lottare con gli avversari per arrivare lì davanti, perché l'importante in questi tratti è arrivarci in buona posizione, se non sei primo, sei decimo, ma se tu arrivi cinquantesimo non esci bene certamente dalla foresta. Moser dice che non esistono, ma io li ho visti con i miei occhi in alcune edizioni più recenti, i tifosi proprio prendere a colpi di scopa all'inizio della foresta. No, 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 giuro, ripresi in diretta in mondovisione, sarà successo un anno magari, non di più. Comunque, no, invece, lei tra le tante vittorie Giro d'Italia, Parigi-Roubaix, campionato del mondo, ha stabilito anche il record dell'ora, perché oltre ad essere stato un campione ha anche portato innovazioni tecnologiche nel ciclismo. Quest'idea di importare nel ciclismo le corna di bue del triathlon, com'è nata più o meno? Beh, il triathlon non esisteva neanche quando abbiamo fatto il record. Benissimo, grazie, sono io, figuraccia, va bene. Hanno cominciato in quegli anni lì a fare queste gare e hanno imparato da noi. È chiaro che stavamo facendo questo record, quando si è deciso di attaccarlo abbiamo tentato di trovare anche delle soluzioni tecnologiche che ci aiutassero, questo era lo scopo, e direi che la cosa più importante sono state le ruote lenticolari che
prima di usarle tutti le criticavano, diceva che era impossibile utilizzarle, tutto. Dopo invece era cambiata un po' l'opinione. Avevano problemi col vento forse, ma a parte quello vanno. A parte quello hanno un vantaggio aerodinamico, questo è... Bene, lei ci ha riprovato 10 anni dopo, aveva 44 anni Moser nel 94, ha riprovato il record dell'ora e per un pelo non ce la faceva. Due parole su questa esperienza. Ho battuto il mio record anche perché la tecnologia era, nel frattempo era migliorata, e non sono riuscito a battere il record assoluto che era di 150 metri di più, però credo mi sono tolto lo stesso una bella soddisfazione. Poi il fatto di poter tentare un record a 43 anni, che era 10 anni dopo, che io l'avevo fatto nel 84 e poi nel 94 l'ho ripetuto. Un'ultima domanda direi a questo punto, che riguarda appunto i recenti campionati del mondo e il suo campionato del mondo vinto, perché lei vinse un mondiale in Venezuela, io non ero ancora nato. Eravamo a 1000 metri, non eravamo nella pianura, lì eravamo sulle montagne, là, non so se sono, non credo siano le Ande, lì erano i confini fra il Venezuela e la Colombia proprio. E tra l'altro veniva giù come Dio la mandava, mi sembra. Ha piovuto parecchie volte durante la corsa, cioè era un clima un po' quello tropicale lì, perché sei lì sul tropico, e è stata una corsa difficile anche perché si correva in un ambiente un po' diverso da quello che eravamo abituati. E lei batté, se non sbaglio, un tedesco che si chiamava Thurau, un campione tedesco. Didi Thurau, insieme ad altri campioni come Gianni Bugno, Eddy Merckx e altri, è stato dichiarato persona indesiderabile dall'organizzazione degli ultimi campionati del mondo. Il motivo io non lo so bene, di sicuro una delle pagine per me più vergognose della storia, insomma. No, è che allora lì in Germania da un anno e mezzo, due, c'è stato questo capovolgimento di fronte, se vogliamo dire, perché una volta diciamo che il doping in Germania si può dire che era tollerato. Poi invece adesso c'è stato tutto questo capovolgimento di fronte, addirittura no. Detto che insomma tutti quelli che hanno usato il doping hanno dovuto confessare, non so, Zame, sono state molte illazioni, molte situazioni un po', direi un po' scomode, ecco, se vogliamo. E gli organizzatori del campionato del mondo a un certo punto hanno detto che tutti i corridori, non tutti, i campioni, perché poi si sono rivolti come sempre a quelli più conosciuti, non erano desiderati in quanto erano stati nella loro carriera trovati positivi, e fra questi c'era Merckx, c'era Thurau che è un tedesco, Alti che è un altro tedesco, e poi Bugno e qualcun altro. E questo credo che poi andare indietro di 20 anni, insomma Merckx ha smesso di correre 30 anni fa, non credo che si possa andare a tirar fuori robe di 30 anni fa, perché io sai cosa gli ho risposto quando mi hanno fatto questa domanda. Gli ha detto che allora possono andare ancora a cercare quelli della SS, che mi pare che abbiano ucciso delle persone, insomma non è che hanno fatto solo il doping, no? Va bene, allora con questa, che possiamo considerare come frase di chiusura, con questa diciamo frecciata all'organizzazione degli ultimi mondiali da parte di Francesco Moser, ci possiamo congedare dal campione trentino e restituire la linea a questo punto. Grazie molte Francesco. Sì, sì.